Vai. Vai, vai. Vai, Vincenzo. Buon pomeriggio a tutti quanti e grazie per la vostra presenza, come sempre compatibilmente con gli impegni, con le varie situazioni, diciamo, personali, che siete sempre così solerti a partecipare e ad assistere a questo nostro incontro, che quest'anno purtroppo è slittato di una settimana, 10 giorni, causa motivi organizzativi inerenti a, diciamo, all'ente comunale, che non dolosamente, devo dire, ci ha un pochino spostati per problemi di lavoro al chiostro di San Francesco, dove era la sede storica, e invece quest'anno l'abbiamo spostata di qua. Grazie per dare quel senso di continuità. E detto questo, cominciamo subito con la... Ecco, Tiziana è arrivata. Ciao, Giussi. Prego, accomodatevi in tempo. Quindi abbiamo una presenza notevole di artisti. Penso che su 33 partecipanti che eravate, io penso che ce ne siano almeno la metà. Se era così, volendo fare una sommatoria proprio rapida, è già un qualcosa, perché avere tutti quanti in questo incontro non è facile. Allora, dicevamo che questo incontro qui serve sempre per rafforzare il nostro rapporto artistico, di comunicazione e anche di cooperazione, perché tutti noi andiamo verso un obiettivo, in effetti, sia noi che siamo gli organizzatori, che voi che da anni ci seguite e partecipate con le vostre opere, ma l'obiettivo comune è quello appunto di mantenere quel livello di continuità, diciamo, sia sul piano artistico da parte vostra che su quello che riguarda i progetti futuri di Diversabile Arte, che sono imperniati, come ben sapete, sulla realizzazione della rassegna che ogni anno è presente e puntuale, e poi su questo progetto, diciamo, di museo permanente dei vostri lavori, che un domani saranno mandati in questa location stabile per tutti i posti, sia dal punto di vista della condivisione dell'opera e dal punto di vista del messaggio più intrinsecamente che riguarda la tematica, e quindi muovere anche delle energie nei settori, appunto, anche non artistici, dove l'arte diventa la collante, che diventa la catalizzatore per stimolare questo lavoro. Infatti, l'anno prossimo, la rassegna della sarà dedicata integralmente a arte e scienze, e quindi anche per la diversità di arte. Tutti gli altri si dovranno fare le cose, che provano a scomodare le realtà che sono un pochino un po' nell'apatia, e quindi noi ci proponiamo l'anno prossimo di fare questo. Diversabile Arte dovrà scontrarsi e confrontarsi anche col mondo scientifico. Fatta questa anticipazione, noi pensiamo che in tutte le nostre rassegne, come voi sapete, dal 2009 oggi, c'è stato sempre un livello di omogeneità
di continuità tra le opere. Le opere sembrano apparentemente sconnesse tra di loro perché gli stili sono diversi, però le finalità sono proiettate verso un unico obiettivo. Quindi questo senso di omogeneità che volontariamente o anche indirettamente si dà, comunque viene percepito. Io penso che ogni anno si superi il rischio di entrare in un aspetto di competizione o di classificazione, dove potrebbe primeggiare un'opera invece che l'altra. No, questo non è mai successo e penso che nella nostra rassegna non succederà mai, perché essendo una rassegna non a carattere, diciamo, non è una mostra collettiva con finalità diverse, non può succedere. Quindi ognuno di noi esterna tutto il mondo interiore e lo dona gratuitamente alla rassegna, e mantenendo appunto lo spirito, cogliendo i tratti più importanti di questa manifestazione, che sono appunto questi qua, riuscire a dare un'omogeneità e una continuità. Cominciamo subito con le opere di quest'anno, perché noi c'è un altro particolare: ogni volta che facciamo le proiezioni delle opere della rassegna in corso, poi però distribuiamo il catalogo dell'anno precedente, perché ci vuole tempo per stamparlo, tutte queste cose organizzative ci fanno ritardare. Buonasera, sorella Cuciniello. Ciao. Ogni volta che commentiamo i lavori di quest'anno, che praticamente abbiamo fatto un commento rapido per tantissimi motivi, ma molto mirato a quello che si è riuscito a produrre e a trasmettere quest'anno. Il primo pezzo, andiamo in ordine, non al